Questo video è offerto da la TVV Centro. Allora, possiamo dire 1-1, che è un buon risultato per la Vigor Lamezia, i tifosi chiedevano la vittoria, però alla fine ci sono stati tanti applausi per questo pari contro una squadra che si sta giocando il campionato contro le big. Assolutamente, abbiamo incontrato una signora squadra, abbiamo fatto una buona prestazione, abbiamo contrabbattuto colpo su colpo a una squadra che sta lottando per il primato insieme a Salernitana, Lecce, Benevento e altre squadre, Casertana, quindi onore a noi, ai miei giocatori che dopo un periodo un po' così così di risultati hanno dimostrato di non essere in crisi, semmai solo di risultati, ma la prestazione è stata comunque buona. Dopo un inizio appunto scoppiettante del campionato, questo Lamezia non riesce più, ecco, ad attestarsi nelle parti alte della classifica. Può essere il fatto che deve contare solo su 11 titolari e non c'ha molti ricambi all'altezza? Beh, sicuramente non è nei nostri obiettivi stare nelle zone alte della classifica, bensì stare lontane dalle zone pericolose. Abbiamo avuto la bravura e la fortuna di avere un avvio brillante e abbiamo accumulato un buon vantaggio. Adesso stiamo tirando un attimo in fiato perché, come diceva lei, siamo una rosa un po' risicata, quindi qualcuno un po' acciaccato sta risentendo di qualche partita di troppo, e quindi questa pausa viene al momento opportuno e speriamo alla ripresa di recuperare qualche acciaccato. Mister, le volevo chiedere un parere sul campionato in generale. Ha visto la Juve Stabia, ha visto il Benevento, la Salernitana. Qual è la squadra che le ha fatto più impressione e secondo lei qual è quella che realmente può ambire al salto di categoria? Ma Juve Stabia ottima, Salernitana lo stesso, Benevento grande impressione, quindi penso che ci siano 5-6 squadre veramente di grande spessore. Faccio fatica a individuarne francamente una più brava rispetto alle altre, penso che sarà affascinante fino alla fine, e come dimostrano alcuni risultati che all'apparenza possono sembrare clamorosi, anche chi lotta per salvarsi con le unghie e con i denti cerca di fare il risultato.